domani. Ciao. Buon salve e benvenuti in questo nuovo video. E il disagio si fa vedere fin dai primi secondi perché ho i pantaloni bucati e neanche me ne ero accorta. Vai Valeria! Amici, oggi vedete location diversa perché sono qui per un video molto 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 speciale, molto bello, in compagnia di Sophie. Molto speciale! Yay! Che per chi non lo sapesse è una ginnasta bravissima che... Raccontaci un po' chi sei, perché probabilmente non ti conosceranno visto che non tutti fanno ginnastica, quelli che mi seguono, quindi okay. Vai. Allora, mi chiamo Sofia, ho l'accento un po' strano perché sono italo-americano. Adoro, bellissimo. E sono venuta qui 8 anni fa per seguire il mio sogno di fare la ginnastica artistica in Italia. Sono doppia cittadina e niente, ho fatto la ginnastica in Serie A per qualche anno e forse alcuni di voi mi conoscete la ginnastica di fare le lenti di tanti anni fa, un reality. Esatto, io lo guardavo sempre, infatti sono super fan e l'adoro un sacco, sia come ginnasta che come persona. Poi anche questa cosa di seguire il suo sogno mi è piaciuta tanto perché anch'io credo molto nei sogni e quindi grande. Ci siamo subito trovate bene perché abbiamo registrato anche un video per il suo canale ed è stato super divertente, abbiamo scoperto di essere delle twins. In tanti modi. Esatto. Non solo che seguiamo i nostri sogni, ma che facciamo la ruota con la sinistra. Esatto. E non mi ricordo le altre cose in questo momento. Siamo disagiate nello stesso modo, però vedrete nel corso del video ci sarà da ridere sicuramente. Non vedevo l'ora di fare un po' di ginnastica insieme e infatti Vale mi ha chiesto di insegnarle delle cose. Delle ginnastiche, io ho visto che ha messo già dei video. Io facevo ginnastica, però ho smesso un anno e mezzo fa, quindi adesso sono tipo un... non so praticamente muovermi, sono tutta arrugginita e quindi ce ne saranno veramente delle belle. E io facevo non artistica ma attrezzistica, che è tipo una... La cosa più difficile da dire al mondo. Vai, attrezzistica. Perché scoperti, poi esci scoperti senza la giacca, vero? No, perché è stata scoperta l'America. Sì, mamma, si dice anche tipo sei scoperta che non hai la giacca, sei scoperta. Sì, però il senso era quell'altro. Vabbè. Sì, beh, ho capito. Va bene, ci siamo. Iniziamo subito con il video, iniziamo già a delirare quei disagi prima di iniziare, però va bene così. Chiediamo scusa già in anticipo per questo video. Io con i miei capelli spaventapasseri. Ora però, non è che facciamo ginnastica così. No, cioè ovvio, dobbiamo avere uniformo. Esatto, metteremo i body da vere ginnaste, cioè lei è una vera ginnasta, io mi fingo una vera ginnasta. E quindi metteremo i body, sono super emozionata perché sono i tuoi body di Sophia Land. Yes. E quindi nulla, andiamo subitissimo a cambiarci. Yeah, woo! Arriviamo. E voilà, eccoci qui. Hello. Io non sono abituata, mi sento molto... Oggi una professionista. Sì, lo sei. Facciamo il giro. Da oggi in poi, già, facciamo il giro. Lei prima mi ha insegnato nel suo canale a fare il giro. 3, 2, 1. Oh, mi è uscito pure bene. È uscito molto bene. Però pure con le mani eleganti. Esatto, molto più bonita. Wow. E niente, quindi sono un po' in ansia perché ho paura di quello che mi insegnerà a fare Sofì, però mi fido di lei. E grazie. Niente, quindi per iniziamo. Fortuna, non so, mi fido di me, ma sì, dai. Iniziamo, direi, in parallela. Parallela. Okay. Yeah. Bene, speriamo di cavarcela. Sì, dai. Yeah. Ok, adesso iniziamo su un taglio. Il legno qui. Ok, già per salire ci vuole uno studio universitario. Iniziamo con un salto indietro. Quindi dall'oscillazione facciamo 1, 2, 3. Stacco quando ho il piede su in alto e faccio un salto indietro. Cado. Ok, si inizia già con le cose difficili, va bene. Ok. Allora, ovviamente prima ci siamo un po' riscaldate perché ci vuole, ragazzi. Abbiamo fatto tanti stretching, quindi non preoccupatevi. Ok. Alright. Se vuoi puoi anche iniziare su questa, se preferisci. Qui ti lanci? Sì, tipo fai. Mio Dio. Da qui inizi sotto e poi ti arrampichi. Sembra così facile. Insomma. Right. Quasi da niente, no? Li faccio tutti i giorni prima di andare a scuola la mattina. Prima di far colazione faccio qualche giro e poi... E poi vai a scuola. Esatto. È la routine, morning routine. Esatto. E poi a tre stacchi le mani. Una. Insomma, va bene. Due. Aiuto. Vi ho voluto bene, ragazzi. È stato bello finché è durato. E
venitemi a trovare, portatemi fiori. Ok, mi metto pure la magnese per fare la professional. Brava, vai tranquilla. Ok. Quello che è la cosa più importante è la forza mentale. Ah. Ah, pure da lì, ok, brava. Proprio sì. Che ginnasta che è. Certo, ok. Mamma. Okay. Ragazzi, mi raccomando, fate tanti screen, tanti post, tanti meme su queste cose perché mi sto impegnando molto. Ma io già saltare fino là, io non so se ce la faccio. Ma sai che ce la fai? Guardalo bene con gli occhi. E poi, la ranocchia. Appena è lì, cioè fai pom, lo prendi. Sì che ce la fai. Prendo sul naso. Prendi. Bravo! Quasi sul naso, ma non l'ha fatto sul naso. Brava. Fai rotonda indietro. Come? Brava, non ce l'ho una, ma fa niente. Ce la fai lo stesso. Rotonda, arco. Brava. E stacco, 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 stacco. Raga, sono una ginnasta di serie A. Cambio le mie prospettive per il futuro. Adesso vado a fare la ginnasta. Ecco, adesso non riesco neanche ad uscire. Cioè, un brampo. Ok, questa è la parte più difficile da buca. Siamo. Brava, brava. Ok. Però sono sopravvissuta al primo esercizio. Direi che è l'ora di andare a secondo attrezzo. Vai. Ok. Andiamo a la famosa trave. The balance beam. È stato bello. Bello. Ciao, devo andare proprio. Mi hanno chiamato. Dove vai? Dai, no, stai qua. Raga, la trave. Allora, sono 10 centimetri, io non riesco neanche a camminarci su lì. Non so se sarà possibile, però il mio sogno sarebbe fare 24 ore in palestra. E questa è una cosa che io sogno da quando sono piccolina. Esatto. Quindi se vi piace l'idea, se vorreste altri video comunque con lei, mi raccomando, fatecelo sapere. E ora? Sto cercando di parlare per rimandare questo momento, ma... Certo, lo so. Ci tocca. Allora, andiamo. Ok, prima cosa da fare è salire. Per cui ti appoggi, gamba, più. Occhi. Ah, salire, ok. Quello... Gamba. Su, oh, bravissima, pure con la... Certo, con le mani così a colletto. A colletta. Perfetto. Ok. Basta che lo ricordi. Carichissima. Ok, super carica. Adesso facciamo un... Pennello. No, marshmallow, pennello, qua. Nomi normali. Così. Bam, bam, bam. Ok, facile. Sì, qua c'è. Guarda i piedi. Se non guardi i piedi potrebbe essere un problema, quindi guardali bene. Pennello. Brava, guarda. Era un piccolino salto pennello. Sei quasi staccato, brava. Ok, e adesso questo forraggio che vogliamo. Questo era già un pennellone, dai. Bravissima, ok. Adesso direi un giro. Tanto il giro lo sai già fare in corpo libero? Sì, mi hai insegnato prima, però. Mettiamo in trave. Comunque, raga, voi vedete lei e poi vedrete la mia eleganza. Perché io e l'eleganza siamo in due mondi paralleli. Infatti, anche nel vestirmi sono la persona meno elegante di questo mondo. Quindi sembrerò tipo un carciofo, un tacchino, non lo so. Però apprezzate. Ok. Simo, stai attento a te. Sì, esatto, potrei sparare via, cadere. Ok. Così? Le mani a colletto. Ok, guarda la trave quando finisci. Ma le braccia su? Sì. Vai, uno, due. E ricordi che non è questo. Se cado, da che parte cado? Vedremo, non lo so. In mezzo, pam. Boh, aspetta, metto qua. Almeno sono femmina, mi faccio una cosa intelligente. Perché, sai, siamo persone intelligenti qua. Complimenti. Meglio. Bene. Ce la farò. Ok. Uno, due, brava! No, ma questo era solo un warm up, era. Esatto. Sì. Ma poi, cioè, in questo video io faccio apposta perché non voglio umiliarla, però in realtà io faccio, saprei fare il triplo mortale qua e atterrare, però sapete, cioè, non... Vale una persona gentile e... Non voglio, esatto, umiliarla in questo modo, quindi faccio finta di non saperlo fare, però... Sì, convinzione. Lo so, grazie comunque per la tua gentilezza. Ok. Uno. Pure la punta tesa, cioè... Yeah, guarda che bella, vedi che sei elegante in realtà. Oh. No, adesso ce la faccio, io devo farcela. Adesso stai su, eh. Sì. Mangi dentro. Wow! E abbiamo la combinazione Lucky Express! Sofì, l'hai inventato te? Sì. Ha inventato un bellissimo esercizio, che altro che i mortali, quelle cose che fanno, cioè...
questo è un vero esercizio che si chiama appunto la koala. Mm-hmm. E ora ve lo farò vedere, anche se non sono capace a farlo perché ci vuole forza e io non ne ho però. Però c'è qui Sofia Land che ti aiuterà, sì, se hai bisogno. Voi non vedrete niente, cioè lei mi aiuterà, però è come se non mi avesse aiutata. Infatti non le tocco, non la tocco, però se sembra che lo tocco, non lo tocco veramente. Lo fa da sola. Comunque io che tristezza questa cosa morale. Che sei super abbronzata. E io sono bianca come una mozzarellina. Tu non hai fatto vacanze però. Vabbè, dai. Il koala lo faccio invece. Ok, questa sembra più la balenetta spiaggiata. Ed ora, 3, 2, 1... Sull'albero, attenti, brava! Ok, e ora dovrei salire. 1, 2... Non lo sto toccando, non lo sto aiutando, lo sto facendo tutta da sola. Yeah! Ci manca il corpo libero e il trampolone. Quale vorresti fare prima? Io direi prima il corpo libero, il trampolone lo lasciamo per ultimo che è il più... Ok, crazy. È il più... Quella, crazy. Va bene. Allora, ho capito... Qua, ma tipo quello forse? Ah, se vuoi possiamo fare un po' di musica anche. Un po' di coreografia. Che eleganza questa però, No. Mamma però mia. Mi sento molto ginnasta in questo momento. Sì, ti senti proprio. Sarà molto imbarazzante riguardare il video perché io sono convinta dentro, però quello che esce, il risultato sarà un po' diverso dalla mia idea, però vabbè. Basta che lo tieni in mente. Anche con i balletti, tipo su TikTok, girano tutti i trend dei balletti, io convinta imparo il balletto, lo faccio pensando di aver fatto delle coreografie super, lo riguardo, faccio tipo, questo non lo posto. Questo lo cancello subito. Esatto. Facciamo dopo, prima diagonale, ok? Arriviamo, doppio cacchio, so che riesce a fare benissimo. Certo! Sì, ok. Da qui faccio... Pow! Brava! E poi fa... 1, 2, 1, 2, like, hey, what's up? 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 Bravissima! E poi fa... Bum, bum! Aspetta, me? Ok. Vai. Faccio le mani. E ciao! Brava! E poi fai... Ba, ba, ba. E copri solo un occhio. Così, tipo... Non ti vedo, ma ti vedo. I see you. I see you. Come si dice? Quadrilingual. Quadrilingue. Quadrilingue lei. Esatto, prima abbiamo anche parlato tedesco nell'altro video. Iklibidik. Iklibidik. No, perché il tedesco è la lingua più... Cioè, più rozza. Arrabbiato. Più... Esatto, cioè, ti amo. Senti, je t'aime, ti quiero, I love you, ti amo. Cioè, Iklibidik. Iklibidik. È un insulto, però vabbè. Però è amore, comunque. Esatto. È amore. Ma... Ok, fatto, chiudo e dopo qua? Come sei arrivata qui? Sì, sei per terra così. Esatto. Alla creatività, devi mettere io un po' di detto se stessa. Che io l'eleganza siamo... Mi viene naturale. Facciamo insieme veloce, rallenti. Okay. Pronta? E tutto il carpio. Il carpio si è fatto. E pam, pam. Ok, ok. Hey. E bam, ciao. Bam, ciao. Bravissima. Da qui faccio un nuoto. Nuoto. È l'esame di nuoto, no? Bam. Bravissima. Ok. Da qui fai. Bam. E poi un altro doppio carpio come se niente fosse, insomma. Arriviamo e facciamo. Non puoi prendermi. Allora, ci spiego un attimo questo esercizio. Ok. Perché tutto questo esercizio è stato creato su un messaggio, ok? Ok. Ci troviamo bene perché ci piacciono i messaggi. Però. Ok, questo è tutto tipo un balletto, ragazza, che è stata bullizzata. E poi lei dice, ah, non puoi tirarmi giù. Okay. Io vincerò con la mia felicità e positività e vado avanti con la mia vita. Ok? Esatto. Quindi dici, non puoi tirarmi giù. E poi fai, e poi vai avanti. Ok. Jambè, saltando nella felicità del tuo mondo. Bravissima! Sì, questo! Il versetto poi... Ok, da qui, però, faremo... Non il butterfly sarebbe questo.
Però quello sai già fare. Esatto, cioè, quindi è troppo semplice per me, insomma. Sì, quindi facciamo fare la ruota senza. Anche quella, insomma, occhi chiusi, troppo semplice. Ah, me lo fai vedere allora? Ok, raga, con le mani, allora, con le mani iniziamo. Ci riesco. Brava, con una mano ci dovrei riuscire anche. Ok, dai. Oh, però, non male, non male. Okay. Senza mani, ok. Esatto, anche le gambe. Ok. E bingo! Bravo, 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 bravo! Non ha messo giù la mano? Neanche la faccia. Non ha messo giù niente. Adesso ci fa vedere un elemento anche lo più bello della ruota senza. Esatto, perché sai, è un salto mortale, però non voglio atterrare in piedi perché comunque... è troppo, cioè, troppo semplice, è un elemento troppo base, quindi poi atterrerò, male, poi. Atterrerò in modo più originale, vedrete lo spiattellamento, però è fatto apposta comunque, non perché non sono capace. Certo. Oh, semi! Ma come semi! Ma come semi! Ho girato tipo per... Non te l'aspettavi, vero? No. Eri già così in aria per arrivare. Esatto, ho girato tipo aperta. Ma in piedi sono tutti di me, adesso. Bene, meglio così, dai. Visto che abbiamo fatto un po' di roba in avanti, in corpo libero, facciamo un po' di elementi indietro. Cosa dici? Ok. Cioè, già quelli in avanti mi mettono ansia, qui indietro che non so cosa... Vabbè. Ok, iniziamo col flick. Va bene. Ok. Quindi piego le gambe. Aiuto. Lancio le braccia. Oh. Ok, sembra così semplice. No, ma se mi spiattello? Non so cosa dirti, non posso prenderti in questo caso. Ah, bene, grazie per... mi metti molta sicurezza, insomma. Prego, Vale. Oh mio Dio, aiuto, raga, aiuto. Il collo è scaldato. Forte le braccia, Forte le braccia. Super forti. Forte, forte. Oh! Okay. Cosa? Quindi possiamo andare avanti a un salto indietro. Ok. Dici? Ce la possiamo fare. Bon. Dopo facci vedere anche qualcosa tu, che non è vero. Ah, ma peso pure, cioè poi... No, iniziamo piegato che già sarebbe una bella cosa. Vieni, guarda, ma aiutalo qui col mio spirito. Io non ti credo, Ok. Adesso facciamo un doppio. Insomma, cose da niente. Io faccio il doppio massimo, faccio così il doppio. Uno. Doppio. Non vale. Era un doppio, non è specificato come. Ok, va bene, allora cambio le cose e facciamo doppio, ma avvitamento. Semplificato molto le cose. Faccio io un doppio avvitamento, pronti? Impara, guarda e impara. E due e tre, tre, ma tre avvitamenti hai fatto. Certo, tra l'altro mica mi fermo a due come te. Mamma mia, ma io adesso, io non so cosa farò dopo questo. Fate depressione, mi sa, dopo questo video. Raga, mi è venuta un'idea matta, sapete come sono fatta, no? E ho proposto di trovare seriamente a fare un doppio in avanti. Prova a lanciarmi tipo a caso. Vai. Tipo, I believe I can fly. Mamma mia. Oddio, che ansia. No, lo faccio. Mamma mia. Oddio, che ansia. Non aprire, stai chiusa finché non tocchi la buca.
Io devo partire in tour, non posso andare. Infatti, devo fare uscire il libro. Ok, sono pronta. Ok, stai chiusa bene. Cubotto a casa, perché oh mio Dio, c'è tipo il cuore che cubotto a casa, sì. Ok, Madonna, guys. Ok, è fatta. Questo come si fa a superare le paure, credere in se stessa. Esatto, credete in voi. Non è che se uno riesce a fare qualcosa è meglio di voi, cioè nel senso, se volete potete fare tutto. Assolutamente. Esatto. Se lo fate con la passione, come l'ho fatto lavare oggi. Esatto. Senza morire, non è che adesso salite sul tavolo della cucina e fate il doppio. E credete di volare e saltate da un ponte. Però è stato bello. Yeah. Amici, per concludere in bellezza, visto che siamo due super ginnaste bello. Olimpioniche, oh yeah. Vi faremo una piccola coreografia, cioè dei piccoli esercizi insieme, matchate. Solo per voi. Esatto, solo per voi. Sono super proud della Vale oggi. Ha messo il suo cuore in questo video. Yeah. E voglio vedere tanti screen perché davvero è stato bellissimo. Ci saranno le mie facce tipo aiuto. No, per il salto col trampolino il doppio ho avuto veramente tanta ansia. Tipo ero lì, oddio muoio, aiuto. Ho visto la Madonna scesa che pregava per me. Però l'ha fatta. L'ho fatta. Ha superato questa piccola paura, esatto. Oggi. E solo per voi, solo per voi l'ho fatto, Sì, quindi andate a commentare quanto è stata bravissima, è un esempio da seguire oggi. Secondo me la sai. E non comunque è stato bello vedere tipo gli elementi fatti dal vivo, cioè li vedevo in tele che li facevi, però vedere tipo gli avvitamenti mortali. Ah, brava. Oh, complimenti. Che carina. Oh, a me è fatto super piacere conoscerti e fare questo video insieme, che anche è per me il tempo che stiamo parlando di esatto. Fare dei video insieme, quindi super divertente e spero che riusciamo a fare 24 ore in palestra un sarebbe giorno, stupendo, e altri video insieme nel futuro, perché mi sono divertita troppo oggi anche io. Yeah, anche il tedesco. Bellissimo. Abbiamo parlato, esatto, quindi abbiamo fatto di tutto, tanti qua la che si appende alla trave, l'acquala, scusami. Cose basilari, niente. Non vedo l'ora di leggere sul libro. Esatto, perché il 17 settembre ricordiamo che uscirà Come stai? Come stai? Lo facciamo insieme? 1, 2, 3. Come stai? E non vedo l'ora perché poi ci sarà il tour, quindi vi abbraccerò, vi incontrerò. Sono troppo in ansia. Se volete preordinare... Beep! Se volete preordinare Come stai, vi lascio il link qui sotto e poi mandatemi gli screen così li reposto, perché ci tengo veramente un sacco, sono strafelice, non vedo l'ora di farlo leggere. Voglio essere la prima a leggerla. A Sophie, esatto. E niente, quindi vi mandiamo un bacissimo. E fateci sapere appunto se il video vi è piaciuto, yes. Se vorreste altri video insieme. Aspettiamo tanti. Abbiamo fatto anche screen. Un video sul suo canale, quindi mi raccomando, andatelo a vedere. Super divertente anche quello, anche lì tanti disagi, oh yeah. Tanto tedesco, i klibidik. Tanti klibidik su Sophie Hélène, perché i klibidik a tutti quanti voi. Esatto. Ci vediamo al prossimo video, se non vi iscrivete mi raccomando vi lancio... Cosa che posso lanciargli a casa? Di solito lancio un unicorno, però non ce l'ho qua. No, le gommine. I gommini delle buche dove mi sono lanciata che puzzavano di piedi, di cose. Quindi... Molto peggio che unicorno. Attenzione. Fidatevi. Un bacissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.